Ciao a tutti, mi chiamo Nicola. Oggi vi mostrerò un effetto con le carte. Uno spettatore mi dirà stop dove vuole. Stop. Qua? Sì. Questa? Sì. Ok. Sicuro? Si vede? Sì, si vede benissimo. Perfetto. Lascerò la carta in mezzo al mazzo, così nessuno potrà sapere dove si trova. Mescolo le carte, così c'è più disordine. Però non basta. Le carte così vengono mescolate solo mantenendole tutte di dorso. Per creare ulteriore disordine, mescolerò le carte di faccia e di dorso, così nessuno potrà più sapere se la carta è di faccia o di dorso, o comunque in che posizione sia. Ok? Così le carte sono faccia dorso, dorso faccia, o anche da qualche parte dorso dorso. Così c'è davvero un disordine nel mazzo ed è impossibile ritrovare la carta. Però basta schioccare le dita per far tornare tutto il mazzo a posto, lasciando un'unica carta girata, la vostra. Dimmi stop. Stop. Ok. Qua si vede? Si vede. Perfetto. Disperdo la carta scelta nel mazzo tramite alcuni tagli e miscugli. Così la carta è completamente persa e per ritrovarla devo usare il tatto. Basta scorrere le carte, che col tatto riesco a capire dove si trova la carta. In questo caso si trova qua, però il tatto non è così certo. Allora userò quattro carte. Secondo me la vostra carta è una di queste. Potrebbe essere il 4 di quadri, la donna di quadri, l'asso di fiori o il 9 di quadri. C'è? Perfetto. Sì. È una di queste. Ora devo solo capire di quale si tratta. Secondo me la carta è sparita. Secondo me non è il 4 di quadri, né il 9 di quadri, né la donna di quadri. Infatti ho detto che secondo me la carta è sparita, perché è qua, invisibile. E ora la reinserisco nel mazzo. Però, per essere più evidente, l'ho reinserita girata. Era l'asso dei fiori. Esatto.